proseguiamo con quella che è la parte pratica rispetto a quello che abbiamo fatto stamattina come parte teorica. Quindi posa e lavorazione dei grandi lastri, formati XXL e spessore sottile. Queste, signori, sono quelle barre che abbiamo visto stamattina per la movimentazione e il trasporto di queste lastre in cantiere. Quindi si chiama Easy Move, quindi spostali facilmente. Sì, sono a pompa, sono delle ventose vacuum, quindi creano il vuoto, creano il sottovuoto, hanno un manometro per tenere controllata, diciamo così, la pressione che c'è all'interno, quindi il fatto che la piastrella non si stacchi, ok? Fino a quando è sul bianco siamo in zona tranquilla, posso arrivare sulla zona rossa, chiamiamola così, qui il manometro mi avverte, dico, guarda che sto perdendo della pressione, ma ancora non si stacca, ok? Si stacca quando è a zero. Io adesso la faccio calare ancora un pochino. Qui sono a 10 sul manometro e vedete che ancora non si stacca. Quindi quando la vedo sul rosso non faccio altro che ripompare manualmente e ho ancora la presa al 100%. Le ventose, queste adesso non mi ricordo a memoria, vado a memoria, ma 70 kg in verticale e 140 in orizzontale. In verticale perché naturalmente tendono a scivolare, di conseguenza il peso è minore. In orizzontale portano il doppio che in verticale. Sono telescopiche, quindi hanno la possibilità di essere mosse all'interno della cassa, perché più vado in fondo i manici mi vengono a toccare qua contro. Quindi di conseguenza queste li posso spostare anche loro in avanti e indietro. Okay. Una buona posizione è quella che non siano troppo larghe, ma che non siano neanche troppo strette. Prendo di riferimento la larghezza delle mie spalle ed è la misura ideale. Movimentazione, intanto ci vogliono almeno due persone. Bisogna parlarsi e guardarsi, perché non posso partire io e lui rimanere fermo e viceversa, o io che sto in sbalzo con tutta la schiena e il peso della lastra e lui che è ancora appoggiato per terra. Quindi parlarsi e magari anche solo guardandosi fare dei gesti in modo da dire sei pronto, via. Al mio 3 via, non un 2 3 via, un 3 2 1, ma ho capito 1, ho capito 5 e la lastra va per terra. Vai. Ok. No, no, va bene così, va bene così. E con questo piano piano ci andiamo a posizionare. In questo caso la mettiamo sul banco per andarla a lavorare. E su appena. Ecco qua. Cerchiamo di far lavorare la schiena e le spalle il meno possibile. Andiamo in appoggio. Attenzione, sempre perché comunque andiamo su delle parti metalliche, quindi un po' di attenzione. A sbatterla forte si rompe a metà, Questa va tutta levata quando andremo a mettere la colla. Quello che si diceva stamattina. La lucenza di No, è quella polvere bianca che adesso sul guanto bianco non si vede. Se c'è il guanto nero passa di qua. Chi ha fatto la doppia spalmatura, anche questa polvere qua, diciamo, è sempre opportuno passare una spugna umida. Attenzione perché anche l'acqua è un distaccante. Se io bagno troppo la piastrella, la colla non ci attacca più. Quindi è vero che qui faccio la doppia spalmatura che comunque la vedo, però se la piastrella è bagnata la colla Ma scivola via. lasciamo. 11 e Ma mezzo. facciamo subito un pezzo che va No, ve lo fate voi. 11 e mezzo. Di buon cuore, Con 11 e mezzo abbiamo una misura di 10, Il netto diventa 10. La rotellina è lontano dal bordo della barra a 1,5 cm. Come funziona? Come la taglia piastrelle normali. È chiaro che siccome io vado a fare della pressione, dovrò sempre rimanere sulla parte del tavolo che mi dà il sostegno e che mi ridà la spinta che io vado ad imprimere. Poi si parte da 4-5 cm verso l'esterno, prima, e poi si riprende sul segno appena fatto e si va fino in fondo. Sì, esatto. Altrimenti metto un pezzettino di piastrella qua vicino, dello stesso spessore, parto da fuori e vado fino in fondo. È chiaro che
lavorando poi con la confidenza che si prende con questi prodotti, è molto più semplice fare così. Guardate bene quello che sto facendo. No. Poi, dalla parte dove si esce, preferibilmente, si comincia ad aprire lo spacco. Questo si chiama taglio a spacco. Tengo aperto il più possibile i piedini di questa pinza. Adesso dovete ascoltare. E adesso bisogna ascoltare il rumore. Ma centrale non metti la pinza? La pinza c'è, vedete che c'è questa freccetta qua. C'è questa freccia che deve andare perpendicolare sull'incisione. Perché? Perché sotto c'ha il corrispondente che la fa aprire. Spugnetta e si pulisce. Spugnette diamantate, grana 60, grana 120, grana 200, qui abbiamo 60 e 200. Per togliere il filo va bene 60. Guardate il movimento. Raimondi è molto contento se facciamo così. No, perché la taglia a metà così. Se io invece lavoro su tutta la sua superficie, mi dura di più, visto che tutto ha un costo. Quindi, una volta che io ho fatto il mio tracciamento, che so dove devo andare a fare il buco, intanto guardo di non essere su una parte del tavolo per forare anche il tavolo. Ok? Perché l'alluminio, quando lo vai a forare, è più dolce della piastrella, ci vai dentro che non te ne accorgi neanche. E ti spiace. Abbiamo avuto dei colleghi che durante le dimostrazioni sono stati bravi, sono riusciti a bucare due volte il tavolo con lo stesso buco. Guarda che stai bucando il tavolo, ah sì, ok, mi sposto e andato a bucare quell'altro di fianco. Perfetto. La possibilità di questi tavoli è anche questa, è quella di poter spostare. Queste barre, ok? Quindi vado a bagnare la superficie per non andare in difficoltà. Queste sono state studiate un po' in questo modo. Entro in diagonale, appoggio il mio trapano, il mio avvitatore, lo sollevo appena, faccio partire. Io ho fatto così, cioè non l'ho segnata, ma ho fatto così in teoria. Sì. Appoggio il metro da qualsiasi parte, c'ho sempre un riferimento, sì. Perché il rotondo, sbagliare 2-3 mm non è niente. Sì, è vero. Se te fai questa quadratura così, quando vai a prendere le misure non devi fare altro che riportarle, c'hai la massima estensione. Sì. Dopodiché, sì, questo è un po' di margine, ce lo dovevo avere, cavolo, perché sennò. Però se sono da prima, cioè adesso, le porche sempre più precise, quindi il margine è non, tutta... non è che stiamo a misurare, è proprio per capire il concetto. Le prendiamo con la squadra, se deve scorrere. Sì, uguale, cambia niente. Poi si guarda, prima il piombo. Aspetta che metto a posto di qua. Piano, vedete che state male. Allora. Non siete stati attenti. Lì? No, lo provi proprio con il cursore, guarda. Continuità di velocità, anche arrivi fino in fondo. Tira un po', così sta bilanciando. Attenzione. Meno male c'è sti bagni così veloci. Esatto. Poggia piano piano. Un po' pasculante qua, ad esempio, ragazzi. Attenzione, alzate. Bene, un po'. Ecco, la prima.
Quanto si taglia, si tagliano bene, no? Ma questa noi ci serve questa noi, sì, sì. Certo, certo. Finalità ok, ma tutto bene. Quindi stendiamo la colla e posiamo la piastra. Gira, gira, gira. Esatto. La diocella ormai si deve alzare. Mentre qua, vieni, ce l'ho in tasca, uno. Ok, vieni dietro insieme. E portate al muro, uno guida 120 e mezzo. Vado a finire il muro, allora. 120 e mezzo, prendiamo questo che è quello più dentro. Un segno mio, 120. La proprietà sta. Vieni Diego, allora dal centro verso l'esterno, visto che la colla l'abbiamo tirata tutta per così. Il tappone. Vai. Quindi sto girando. Facciamo così. Ah, spessore sicuramente. Appoggio, appoggio, appoggio. Lascio. Siamo giunti alla fine di questa due giorni molto intensa, dove si è discusso, parlato e praticato quello che è la piastrellatura ceramica in tutte le sue varie sfaccettature e complessità, insieme con i ragazzi, con i formatori di Formedil. Diciamo che abbiamo raggiunto dei buoni risultati.